per cominciare noi abbiamo chiamato un grande, è lui, Marco Baldini. Buonasera. Ciao. Buonasera Marco. Buonasera. Marco Baldini, a proposito di chi gioca con la propria voce e dalla... Non capisco perché mi avete messo nel girone degli scialacquatori. Guarda, dovresti chiederlo a qualcun altro, perché ti ci hanno messo. Senti, sei finito in questo girone, in questo inferno degli scialacquatori. E intanto sono molto contenta di questo incontro con Marco Baldini. Sei più bella dal vivo. Devo cambiare mestiere? No. Senti, che ci fai all'inferno? Fa un po' calduccio all'inferno, in effetti. È l'inferno che dura da un po' di anni, in effetti, da almeno una decina d'anni, direi. E ho sprecato tutto il talento che avevo, sì, e ho commesso azioni scellerate. Vero. Ma non mi sono mai nascosto. Vero anche questo. Così entriamo nella tua storia, sì, nel tuo inferno, proprio in maniera così diretta. Ho sprecato tutto il talento. Beh, sì, perché avrei potuto fare cose forse più grandi, anche da solo. Un tempo c'era scritto: Marco Baldini e Fiorello presentano Viva Radio DJ. Dunque all'epoca ero considerato un talento. Poi sai, accadono delle cose per cui uno spreca più che il suo talento il suo tempo dietro altre cose e tralascia di coltivare il talento invece. Quindi parliamo di gioco d'azzardo, parliamo di carte, parliamo... Vedi, gioco è una bella cosa, è brutta quando ci associ la parola azzardo accanto. Perché il bambino come nasce gioca, il gioco di per sé, la radice ludica è una bella cosa, cioè il gioco è divertimento, è distrazione, i bambini imparano giocando anche. È brutta quando ci leghi la parola azzardo accanto, che è tutta un'altra storia. E tu ti ricordi quando la tua vita ha legato alla parola gioco azzardo? Il diavolo del gioco ti fa vincere la prima volta e anche bene. A me è capitato quando avevo 13 anni, io prima non sapevo neanche cosa volesse dire. Un signore di Firenze ci portò in questa agenzia ippica e con 100 lire ci portò, cioè qui, me e un mio amico, disse venite, eravamo sempre lì al bar vicino casa e c'era sto signore che aveva sempre, maneggiava un sacco di soldi e noi ci chiedevamo come farà a maneggiare tutti questi soldi. Lui ci disse: ah, perché io gioco e vinco. Bambini, perché scommisi 100 lire su un'accoppiata, arrivarono primo e secondo e vinsi la bellezza di 700 lire che all'epoca erano quasi l'equivalente di una settimana di soldi che avevi. Allora dissi: è così facile? E iniziai a frequentare e da lì, diciamo, iniziai a seminare un po' questo vizio, ma ancora non mi era preso tanto. E quello che intascavo, sì, rigiravo direttamente ai creditori più disparati. Sì, è vero, cioè, disperati, sì. Entri in questo, sì, in questo circolo vizioso, ma li prendi da una parte e li dai da un'altra. Senti, ma tu quando stai lì ti senti che vincerai? Cioè il giocatore... No, ormai ho superato questa fase. Ma il giocatore il 2009... lì e dice: ce la posso fare, cioè io stavolta è la volta buona. Cioè qual è la cosa che ti avvinghi e non ti libera? No, ti spiego. Il giocatore difficilmente ti racconta le vincite, le vittorie. Il giocatore ti racconta le sconfitte. Ha gusto nel raccontarti quella volta che poteva vincere 1 milione di euro e per un tanto così non ci è arrivato. È epico nel raccontare le sconfitte. Che vuol dire che c'ha gusto? Ha il gusto un po' del... è un po' difficile da spiegare perché siamo in realtà dei malati mentali, e questa è la verità. Però il giocatore, se vince tanti soldi e risolve i suoi problemi, smette di essere un giocatore. Allora è forse più contento quando, nell'intento di riuscirci, sente quella botta di adrenalina pura che poi magari non sente più quando ha risolto i problemi oppure ha vinto. Quindi, quindi qual è, se si potesse capire, qual è la molla? No, cioè, è questo, è l'adrenalina? L'adrenalina ti fa sentire vivo, no? Nelle situazioni, sì, quando sei... Certo, sei così... che uno la potrebbe trovare in altri modi, cioè più volentieri fare parapendio, cioè se uno vuole, invece che rovinarsi la vita. Però, vedi, il problema è un altro, non è neanche l'adrenalina. Secondo me alla base c'è un disagio psicologico molto più profondo. Cioè uno non è che una mattina si sveglia e gioca. Se uno cade in un vizio, può essere la droga, può essere il gioco, c'è un disagio psicologico molto più profondo, che può essere l'autodistruzione, traumi infantili che hanno portato a affrontare la vita in un certo modo. Cioè io sono andato poi in analisi per riuscire a scoprire del perché.
sono venute fuori delle cose della mia infanzia, della mia personalità che non sapevo, insomma. Consiglio a chi cade in questo vortice di non smettere e basta, ma di eliminare alla radice il problema, cioè di fare un'indagine profonda in se stessi per riuscire a capire qual è la molla iniziale che ti ha portato a questo. Ma tu ce l'hai fatta, tu ce l'hai fatta. Sì, io assolutamente. Vedi, io ero un giocatore molto anomalo. Io non ero un ludopatico che provava gusto nel giocare. Per me era diventato un mestiere andare a giocare. Io dopo la radio tutte le volte dovevo andare a giocare ed era una palla micidiale. Così, per capirci, la radio finiva a che ora? Dunque, guarda, io finivo alle 10 la mattina, mi mettevo a scrivere i testi per Fiorello, che arrivava a mezzogiorno, se li studiava, all'una andavamo in onda, facevamo il programma dall'una alle due. Alle due staccavamo e dalle due iniziava la mia seconda vita fino a notte. Andavo nelle agenzie ippiche, poi andavo nelle bische, cioè era una vita d'inferno. Però io ero un giocatore anomalo, ti spiegavo, perché se avevo i soldi io non andavo a giocare. Io andavo a giocare nel momento in cui mi mancavano, ne avevo pochi e ne dovevo trovare altri. Cioè l'errore di base che molti fanno è pensare che col gioco si riesca a risolvere i propri problemi finanziari. È quello. È quello. È quello.